Ascolti TV che Dio ci aiuti 7, ultima puntata, e GF VIP, ha vinto ieri. Dati Auditel e Share di giovedì 16 marzo 2023. Ascolti TV, chi ha vinto la gara tra l'ultima puntata della fiction che Dio ci aiuti 7 e la puntata del giovedì del Grande Fratello VIP? Ieri sera. Giovedì 16 marzo, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la serie TV di successo con Francesca Chillemi nei panni della novizia azzurra nel finale di stagione. Dall'altra Alfonso Signorini e i suoi vipponi a un passo dalla fine. Ecco chi ha vinto. Dalle 10:00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri. Giovedì 16 marzo 2023. Su Rai 1 litro ultima puntata della fiction che Dio ci aiuti 7 ha conquistato 000 spettatori, pari al percento di share, mentre il reality show di Signorini Grande Fratello VIP in onda su Canale 5 ha ottenuto 000 spettatori con il percento di share. Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset. Qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti TV di tutte le reti generaliste e i canali Sky. Ecco com'è andata. Stasera, venerdì 17 marzo 2023, la sfida tra la TV pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente l'eredità, Rai 1, a sfidare avanti un altro, Canale 5. In prime time sulla Rai andrà in onda la seconda puntata del varietà di Loretta Goggi Benedetta Primavera. Mentre su Rai 2 spazio NCIS stagione 20 episodio 9. Su Rai 3 infine Gianni Agnelli. In arte l'avvocato. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 litro ultime puntata della serie TV Buongiorno Mamma 2. Mentre su Italia 1 Jack Reacher punto di non ritorno. Chiuderete 4 con quarto grado.